Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Se vedete svolazzare la busta o comunque muoversi qualcosa nei dintorni, non sto girando una sequel di Via col vento a casa mia, è semplicemente che fa caldo e il ventilatore sta acceso dietro di me e quindi svolazzano un po' di cose, magari sentirete anche, ecco appunto, dei rumori. Quindi, prima di iniziare il video, volevo salutare una ragazza che me l'ha chiesto tipo 88 video fa e io mi sono dimenticata perché la mia testa è questa. Beatrix Kawaii, spero di aver detto bene il nome, che me l'ha chiesto appunto un po' di video fa e io l'ho dimenticato. Prima di iniziare il video volevo dirvi che praticamente io adesso registrando il video, che lo verrete pubblicato martedì 26 luglio, e poi girerò un altro video e lo pubblicherò giovedì, che è una collaborazione, sono delle creazioni con la colla a caldo, e vi anticipo già che è una collaborazione con una ragazza che io adoro tantissimo. E poi settimana prossima, è già appunto la prima settimana di agosto, io sono in vacanza in provincia di Perugia e quindi non penso che pubblicherò dei video, perché appunto non ho tempo e né tantomeno non riesco proprio fisicamente a farli, e penso che mi prenderò come ferie anche la seconda settimana di agosto. Quindi, se non vedete video caricati in questi giorni, non vi allarmate, che tanto penso che vabbè, non penso che vi allarmiate, però insomma, se magari non vedete video è perché appunto sono in ferie e quindi penso di tornare la terza o la quarta settimana di agosto. Però insomma, poi appena vedete dei video di nuovo pubblicati vuol dire che sono tornata, ecco, però non spariscono, non vi preoccupate. Magari cerco di aggiornarvi un po' su Instagram e su Facebook, quindi se mi seguite specialmente su Instagram vi lascio qua l'indirizzo, ci darei tantissimo, perché è bello YouTube sì, però è meno diretto insomma, invece con Instagram riesco anche a ad essere più diretta con voi e a dirvi magari quello che faccio durante il giorno. Instagram meglio ancora di Facebook, riesco a pubblicare insomma un po' della mia vita, e quindi se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram così e su Facebook, così siete aggiornati insomma, se volete sempre, se avete piacere insomma di seguirmi anche fuori da YouTube. Quindi, detto questo, sto parlando tantissimo come al mio solito, vi faccio vedere quello che ho comprato. Non volevo fare acquisti perché sto un po' giù col budget, perché l'estate non lo faccio più dopo scuola e quindi non ho più il mio budget solito, però sono andata al tutto 99 e per forza insomma dovevo comprare qualcosina, però non ho speso tantissimo e quindi vi mostro quello che ho comprato. Quindi, anzi, prima di iniziare da quello, vi mostro questi charm che mi sono arrivati da AliExpress in tempi anche abbastanza veloci. Mi servono per dei bracciali, appunto sono, però adesso non vi so dire quanti sono, 15, eccoli qua, sono 15 e sono appunto le chiavi di violino. E poi, sempre da AliExpress, io però l'ho già sistemato qua dentro, ho cambiato il raccoglitore degli sticker perché lì non mi entravano più e praticamente li sto sistemando in questo raccoglitore gigante. Ho comprato, vi faccio vedere subito, poi quando mi sistemo anche in questo raccoglitore vi mostro la collezione di sticker. Ho comprato questo foglio qui, che è un foglio, diciamo, non è una 4, è più piccolino, forse una 5, ed è per i francobolli, così si apre da qua, anche se io poi la parte di qua l'ho tagliata e per così riesco a infilare meglio gli sticker, ed è questo foglio tipo, l'ho pagato 99 centesimi e ne sto aspettando un altro che è di dimensioni più grandi, e così appunto posso mettere gli sticker belli sistemati, così appena mi servono li posso provare. Mi è appena arrivato un altro pacchettino e quindi già che ve lo apro, così ve lo inserisco negli acquisti di luglio, visto che questi pacchettini sono arrivati abbastanza presto da AliExpress. Oh, ho capito, bellissimi. Allora, questi sono dei charm che tra l'altro sono anche aperti, e così ve li mostro, a batteria. Guardate che carino, perché insieme a questi altri che mi sono arrivati sempre da AliExpress devo fare due bracciali per due miei amici che me l'hanno richiesti, e appunto uno suona la batteria e l'altro, anche se suona la chitarra, voleva comunque la chiave di violino, e quindi ho preso questi, che adesso non mi ricordo quanti erano. No, comunque vi lascio sempre il link giù nell'info box, e sono carinissimi, molto belli. E quindi veniamo a quello che ho comprato, appunto tutto 99, e ho comprato
dove non ci sono i prezzi, spero di riuscire a ricordarmi. Allora, dei fogli di feltro a 2 euro, tutto 99 un ciufolo, perché comunque vengono sempre di più, e sono 8 pezzi. E non vi so dire precisamente la dimensione, perché penso che non ci sia, però praticamente sono 8 fogli colorati. C'è non li apro perché sono, rischio di sporcarli. C'è appunto il, forse quasi vediamo di più, il giallo, il verde, il rosso, il viola, il rosa, il bianco, il giallo di nuovo più scuro e un violetto tipo azzurrino. L'ho comprato, vabbè, la ricarica della colla a caldo, perché veniva 1 euro, di solito ai cinesi la pago tipo 1,50, quindi buono. E vediamo un po' questa marca com'è, perché se è buona faccio rifornimento da lì. E quest'altra colla a caldo piccolina, che l'avevo finita, quindi sempre 99 e 99 centesimi. Oddio, non potete capire il caldo che sto sentendo con tutto il ventilatore che ho dietro, non vi mostro la mia faccia perché fa sempre di là. Ho comprato, intanto non sapete che sono pazza, ho comprato questi qui, che sono dei salvabuchi, che praticamente diciamo che a volte rompo tutti i buchi che ho, che faccio nei fogli, e quindi questi sono sempre utili, sempre 99 centesimi. E poi ho comprato queste altre etichette piccoline, perché mi servono per dentro appunto i giorni della settimana, e mi servono appunto così piccoline, senza che poi quelli grandi che avevo li ritaglio in due, così sono molto più facili da utilizzare. E poi, udite udite, ho trovato degli stampini che mi sono emozionata quando li ho visti, ho detto no, questi devono essere miei. E ho trovato questi qua, questi però sono nero 49, ma va benissimo, nero 50x4 stampini, e sono rettangolari e credo anche che abbiano tipo gli angoli smussati. E sono, io cercavo, in teoria cercavo quelli più grandi proprio, che ho visto ai Lega Kawaii, alle di Giorgia, eccetera eccetera, però non posso appunto spendere tipo 5 euro per degli stampi per adesso. Ho trovato questi piccolini che tra l'altro, per l'uso che ne faccio io, penso che siano anche migliori, perché appunto facendo dei portachiavi non è che potevo fare delle creazioni giganti a chi le vendevo, insomma era un po' sprecata la cosa. E quindi magari con questi riesco a fare dei portachiavi carini e non molto grandi. Guardate, di dimensioni non sono molto grandi. Vabbè, sì, non guardate le mie unghie, che lo smalto ho deciso di abitare sulle mie unghie per sempre. E quindi questi. E poi guardate questi, che sono il pezzo forte. No, vabbè. Questi sono meravigliosi. Io li apro subito perché mi sono già innamorata. Non sono carine, sono bellissime, stupende. E quindi, vabbè, lo sapete che io la resina ancora la devo comprare, però questo tipo, tutto questo ho speso tipo 7 euro. La resina costa un po' di più e quindi mi sa che dovete ancora aspettare un altro poco per le creazioni con la resina. E quindi niente, questi sono tutti quanti i miei acquisti di luglio, e anche penso che fino a settembre non comprerò più nulla, perché appunto il budget è terminato. E io spero che questo video vi sia piaciuto, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti quanti gli altri video. Seguitemi su Facebook e su Instagram, e noi ci vediamo giovedì con un altro video in cui poi appunto vi saluterò, e poi ci rivediamo penso a fine agosto o settembre. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo giovedì. Ciao.